che si chiama Il Sogno ed è un frammento in realtà di narrativa, ma che a me piace molto, l'ho trasformato in una specie di monologhetto teatrale. Sì, teatrale che non so fare, l'ho letto solo una volta e proprio per questo lo sputtanerò qui, come esempio. Quella fu la terza volta che feci il mio sogno e stavolta durò sino alla fine. Ora so che la rampa di scalini porta a questa camera, dove me ne sto distesa a guardare la donna che dorme con la testa sulle braccia. Nel sogno rimasi in attesa che cominciasse a russare, poi mi alzai, presi le chiavi, sgusciai fuori con una candela in mano. Questa volta fu più facile delle altre, io camminavo come se volassi. Tutte le persone che prima stavano in casa se ne erano andate, perché le porte delle camere da letto erano chiuse, ma mi parve come se qualcuno mi seguisse, come se qualcuno mi rincorresse ridendo. A volte guardavo da una parte e dall'altra, ma non mi volsi mai a guardarmi alle spalle, perché non volevo vedere lo spettro di quella donna che, a quanto dicono, visita questa casa. Scesi le scale, mi spinsi più avanti di quanto avessi mai fatto. In una delle stanze sentii parlare qualcuno. Passai cautamente davanti alla porta, senza far rumore. Infine mi trovai nell'atrio dove ardeva una lampada. Mi ricordo quell'atrio, il giorno del mio arrivo. Una lampada e la scalinata buia e il velo sul mio viso. Credono che io non ricordi, ma io ricordo. C'era una porta sulla destra, l'aprì ed entrai. Era una stanza ampia, con un tappeto rosso e le tende rosse. Tutto il resto era bianco. Mi sedetti su un divano per guardarmi intorno e mi parve una stanza triste, fredda, vuota, come una chiesa senza altare. Volevo vederla bene e così accesi tutte le candele. Ce n'erano molte. Le accesi cautamente con quella che reggevo in mano, ma non riuscì ad arrivare alla. Ma era troppo scottante.
del nonno e la coperta arlecchino, tutti i colori, tutti. Vedi le orchidee, lo stefanotis, il gelsomino e l'albero della vita, tutto in fiamme. Vedi il lampadario e il tappeto rosso al pian terreno, i bambù e le felci dorate e quelle argente. Sentì il pappagallo che gridava chi è là, chi è là, come faceva sempre quando vedeva un estraneo. Anche l'uomo che mi odiava stava gridando Berta, Berta. Il vento gonfiò i miei capelli che si allargarono come ali. Forse mi avrebbero sorretta, pensai, se avessi spiccato un salto verso quei macigni. Ma quando mi sporsi oltre l'orlo vidi lo stagno di colibrì e c'era Tia. Mi chiamò con un cenno e quando esitai si mise a ridere. Le sentii dire, tu spaventata. E sentii la voce dell'uomo, Berta, Berta. Sentii e vidi tutto questo in una frazione di secondi. E il cielo così rosso. Qualcuno gridò e io pensai, perché ho gridato? Chiamai Tia e vidi un sorbalzo e mi svegliai. Grace Bull stava seduta al tavolo, ma anche lei aveva sentito il grido, perché disse che succede, si alzò, venne a guardarmi, io rimasi ferma, con gli occhi chiusi e il respiro tranquillo. Devo aver sognato, disse, tornando indietro, ma non verso il tavolo, verso il letto. Quando la sentii di nuovo russare, aspettai ancora, molto a lungo. Poi mi alzai, presi le chiavi e aprii la porta. Mi trovai fuori con la candela in mano. Ora finalmente so perché mi hanno portata qui e che cosa devo fare. Doveva esserci una corrente d'aria perché la fiamma guizzò. Io pensai che si sarebbe spenta, ma le feci schermo con la mano ed essa tornò a splendere per farmi luce lungo il corridoio oscuro.